Scontro totale, sindacati e governo sono ai ferri corti, lo sciopero CGIL, CISL e UIL dichiarato illegittimo dal garante per il quale non ci sono i presupposti, scalda gli animi della politica, le sigle hanno deciso di andare avanti e dunque manifestare contro la legge di bilancio definita balorda e in favore delle riforme che da anni attendono. Intanto, convocati per le 18 di questa sera al Ministero dei Trasporti dal Ministro Salvini, i rappresentanti dei sindacati hanno disertato l'incontro, mentre la Commissione Lavoro della Camera ha chiamato per domani mattina il garante degli scioperi. E dunque si tratta, i sindacati guidati da Maurizio Landini, leader CGIL, trovano sbagliata l'interpretazione che dice che non è uno sciopero generale perché a loro dire mette in discussione un diritto. Francamente Salvini colpisce in maniera anche veramente pesante un diritto, che è un diritto dei lavoratori di far sentire la propria voce anche attraverso lo sciopero. Per questo ad ora lo sciopero viene confermato, fatto salvo per il trasporto aereo e ridotto a 4 ore dalle 9 alle 13 quello dei vigili del fuoco. Da parte sua, il governo rimane fermo sulla convinzione che lo sciopero sia da evitare. È uno sciopero contro una finanziaria che va proprio incontro alle categorie che i sindacati dovrebbero tutelare, i lavoratori, in particolare quelli a basso reddito, le famiglie, ed è proprio imperniata sul lavoro.